Benvenuti a questa sessione su Data API Build Scenari di Utilizzo. Io sono Danilo Dominici. Mi occupo di SQL in realtà da un sacco di tempo. Poi nei ritagli di tempo faccio anche un po' sviluppatore, un po' faccio le pulizie, un po' di tutto. Quindi. Questa sessione ha l'obiettivo di farvi vedere quali sono i potenziali utilizzi del Data API Build, che è un ottimo prodotto open source fatto da Microsoft, ma chiaramente essendo open, aperto a chiunque voglia estenderlo. E intanto, quanti di voi lo conoscevano già? Nessuno? Quindi nessuno lo utilizza già? Ok. Peccato, perché ormai è quasi un anno che, anzi più di un anno che è uscito. Grazie agli sponsor, come sempre, se siamo qui è anche grazie a loro. Data API Builder è un oggetto open source, ben detto, che è esattamente quello che sembra, cioè fa da server API e espone operazioni CRUD dei vostri database con tre righe di codice, molto molto semplice da installare, configurare e quindi poi da utilizzare. Lo potete usare cross platform, perché ovviamente funzionerà sia in ambiente Windows, funziona in ambiente Linux, funziona anche in Mac, quindi su tecnologie e piattaforme completamente diverse. È sicuro, perché potete autorizzare le chiamate alle API utilizzando, ad esempio, se siamo in cloud, l'autenticazione EasyAuth con EntraID, oppure un po' più complessa magari da installare e configurare inizialmente, ma potete usare qualsiasi provider o Auth2 per autenticare le vostre API con JWT. Quindi si può usare anche un sistema esterno, diciamo, a Microsoft e EntraID. Potete usare tante tipologie diverse di database, fondamentalmente tutte quelle che Microsoft ha in Azure, quindi Azure SQL o SQL Server, se siete on-prem, Postgres e MySQL. Quindi nelle versioni sia Azure che installate on-prem, oppure con Cosmos DB per la parte NoSQL. Quindi le collezioni di Cosmos DB possiamo utilizzarle al pari dei nostri dataset presi da database. Questa è un po' l'architettura che trovate anche sul sito, su GitHub o sul sito di documentazione di Microsoft. E fondamentalmente è un motore che gira all'interno di un'applicazione, cioè di fatto una DLL, quello che poi vado a implementare. Ha un meccanismo di caching, quindi la prima cosa che fa lui quando parte è va a prendersi l'elenco delle entità che gli ho detto di leggere, quindi le tabelle, le viste, le stop procedure o le collezioni su MongoDB, carica lo schema in memoria e a quel punto espone via API le chiamate che gli abbiamo detto nel file di configurazione di esporre verso l'esterno. Lo fa con due tecnologie diverse, sia con API REST che con GraphQL. Chi usa GraphQL? Nessuno? Ok, pochi ancora. Vantaggi e svantaggi rispetto a REST: faccio un'unica chiamata, gli posso passare una serie di informazioni, come voglio che siano restituiti i dati, senza avere un andirivieni di chiamate dal client al server. Per contro è un po' meno sicuro rispetto a REST, quindi diciamo che ancora non è maturissimo, però insomma si può utilizzare in ambienti magari in intranet, per esempio, per tante cose. E una volta che ho definito da file di configurazione quelli che sono gli oggetti che voglio esporre, quali sono le tecnologie che voglio utilizzare, quindi tutte e due, solo API REST, solo API GraphQL, gli dico quali sono i data source, gli dico quali sono i metodi che voglio esporre con le varie nomenclature. A quel punto gli dico parti e lui inizia ad esporre sulla porta che gli abbiamo detto le API come qualsiasi altra applicazione dedicata. Vabbè, qui salto perché sennò non facciamo in tempo. Siamo alla versione 1.1, quindi è in general availability da
un mese più o meno. Siamo alla 1.1.7 e in questo momento supporta quello che dicevo prima, autenticazione UAuth 2 via JWT, posso utilizzare EasyAuth se parliamo di Azure, posso utilizzare EntraID. Posso utilizzare l'autenticazione con dei ruoli, non soltanto con l'utente, cioè posso definire all'interno di EntraID dei ruoli e utilizzare, per esempio, poi vi lascerò anche un'applicazione che fa questo, utilizzare l'ID dell'app service che ho definito all'interno di Azure e un secret per autenticarmi ed utilizzare il ruolo che ho definito. Di default lui ha due tipi di autenticazione, una è quella Anonymous e una è Authenticated. Chiaramente se è Authenticated significa che ha riconosciuto il vostro utente, quindi vi siete loggati in Azure con il vostro utente e gli dite che il vostro utente può fare lettura o scrittura su uno dei metodi che sto utilizzando degli API Build. Se uso EntraID e i ruoli posso definire anche per singolo ruolo che cosa fare. Che vuol dire che voi potete installare, per esempio, in Azure su una web app il DAB e utilizzarlo magari per partner diversi. Quindi lo stesso motore lo posso utilizzare con clienti o fornitori dandogli accesso a metodi diversi. Faccio semplicemente l'elenco di quelli che sono i metodi che voglio esporre e gli do un'autenticazione, un'autorizzazione diversa in funzione di quello che è il tipo di accesso che deve fare quell'utente, magari solo lettura, magari lettura e scrittura, magari non devo vedere determinate cose se non sono parte di quel ruolo. Tutte le operazioni fondamentalmente di base sugli oggetti che esponiamo, quindi leggo, modifico, cancello, eccetera. Tramite Fusion Cache posso fare il caching anche dei dati, quindi mi permette anche di fare caching dei dati, così sono anche più veloce perché risponde completamente in memoria senza dover andare a leggere i dati dal database. E con GraphQL, per esempio, mi permette, in entrambi in realtà, mi permette di fare filtro, paginazione, ordinamento dei dati direttamente dall'URL, dalla stringa, diciamo, che gli passo dell'URL. Maggiore semplificazione e semplicità d'uso agli utenti, hanno creato anche un client che si chiama DAB, con il quale posso andare a configurare inizialmente il mio file di configurazione, che è in formato JSON, quelle che sono le entità da aggiungere al DAB e poi farlo partire. Quindi tre comandi, DAB init, DAB add, DAB start. E parte tutto il motore, diciamo, che vogliamo utilizzare di API Build. Nella pagina di GitHub trovate anche la roadmap. Per esempio, una delle cose che era in roadmap, non mi ricordo se è già stata aggiunta, è la possibilità di utilizzare più data source contemporaneamente. Fino adesso ne potete usare una alla volta, quindi un DAB, una stringa di configurazione verso il database. E in roadmap anche la possibilità di aggiungerne più di una e magari usare metodi diversi che accedono a database diversi. Così con lo stesso oggetto fate anche chiamate a database diversi, multipli dietro. Poi lo posso fare, diciamo così, lo posso fare comunque se vogliamo perché posso usare store procedure e le store procedure le posso agganciare con un linked server ad un altro database, per esempio. Però diciamo che nativamente sarebbe meglio. Funziona sia su .NET 6, Core, che 6 che 8. Porting è stato fatto con la 1.0, quindi è già funzionante con entrambe le versioni. E, insomma, datemi un'occhiata perché da quella pagina trovate poi tutto quello che riguarda quello che sono, diciamo, gli sviluppi previsti per i prossimi mesi. Non ha una visibilità lunghissima, però pare che adesso arrivi a giugno, però insomma a settembre, però perlomeno insomma, avete un'idea di quelle che sono le cose che stanno sviluppando. E poi, ripeto, siccome è open source, se avete voglia e tempo da dedicarci,
perché no, potete comunque aggiungere le vostre caratteristiche o fare magari delle richieste. Per esempio, ho chiesto se avrebbero implementato il client per Oracle, mi ha detto di no, e quindi se avete un Oracle da utilizzare con il DTP Builder, vi dovete scrivere voi il driver. Scaricate e installate, se non ce l'avete già, .NET Core 6 o 8, e poi lo installate. Attenzione che rispetto alla documentazione, quella roba lì difficilmente funziona a primo colpo su server nuovi, perché qui c'è un problema nella slide, comunque fondamentalmente il comando è questo, cioè gli dico di aggiungere come sorgente la versione 3 del JSON che contiene il package NuGet da scaricare, se no non funziona. Quindi installate Windows Server 2019-2022, se ci installate DAB con la prima riga non funziona, quella lì è quella da utilizzare, insomma. Quindi come lo uso? Lo uso così, DAB init, e lui scrive il file di configurazione dubconfig.json, DAB add aggiunge le entità al file di configurazione base, e poi DAB update se ho bisogno di modificare qualcuna di queste entità, e poi dub start fa partire il server locale, chiaramente in sviluppo. File di configurazione fatto in questo modo qua, dove c'è una parte iniziale, diciamo, dove c'è il data source, quindi la configurazione della schema di connessione. C'è una parte generica per tutti, che è la parte di runtime, quindi quale runtime voglio utilizzare, solo API REST, solo GraphQL, tutte e due, con l'autenticazione. Vedete, Authentication Provider, li posso dargli Static Web Apps per locale o, diciamo, autenticazione tradizionale, oppure gli posso dire Entra ID e configurare il provider verso Entra ID e i ruoli basati sulla definizione che abbiamo lato Microsoft, lato Azure. Nelle entità lì è vuoto, ma fondamentalmente ci trovate l'elenco di quelle che sono le voci da esporre come metodi. Qualche best practice che trovate un po' sui vari siti Microsoft e non, utilizzate Pascal Case con maiuscole e minuscole in quel modo, e utilizzate i nomi delle entità al singolare e non plurale. Suggerimenti, poi ovviamente fate come vi pare, fondamentalmente. Allora, vediamo in funzione. Se io vado qua, io ho un file di configurazione che è questo. E qui vedete che c'è la mia parte comune, quindi con la stringa di connessione, abbiamo detto, verso il database. Qui mi sto collegando a questa macchina. Anzi, scusate, ve la faccio vedere da qua. Lo faccio vedere da qua dove c'è SQL, e se vado a prendere questo, ok, qui ho il mio data source che prende i dati da un database di tipo Microsoft SQL Server o Azure SQL in tutte le sue accezioni. Vi posso dire, per non avere la stringa di connessione pubblica visibile dentro il file JSON, che sta in una variabile d'ambiente, che quindi devo chiaramente aver prima inizializzato. Vi posso dire quali sono i runtime. Qui vedete che sono accesi tutti e due, sia il REST che GraphQL. Vi posso dare i parametri di gestione del web server, quindi abilito course, abilito l'autenticazione, il modo di utilizzo, sviluppo o produzione, e a quel punto posso mettere le entità. Qui per esempio vedete che c'è un'entità che si chiama customers, che ho messo volutamente al contrario di quello che è il suggerimento che vi ho dato un attimo fa, quindi non in singolare ma plurale. E punto sulla tabella customers del database Northwind, da Venture Works, non Northwind, scusate, no, Northwind, questo è DBO, se no sarebbe stato un sales o qualcosa. E gli dico quali sono i permessi. Vedete
Quindi abilito REST sulla singola chiamata, o GraphQL sulla singola chiamata, e poi gli posso dire qual è il ruolo che può utilizzare quel metodo. Quei metodi in realtà, perché sono get e post, no? Posso fare tutte le operazioni su quell'oggetto, quindi sia leggere che scrivere. Anonymous, authenticated sono quei due che vi dicevo prima di base. Asterisco, faccio qualsiasi cosa, oppure read, posso soltanto leggere metodo, tramite quei metodi l'oggetto che è sottostante. Se io faccio partire dab, allora env mi configura la stringa di connessione, quindi gli sto dicendo di collegarsi al Northwind su questa macchina utilizzando un certo utente e una password, e questa stringa di connessione rimane lì nella variabile d'ambiente. Chiaramente è la mia macchina, quindi non è esposta verso il mondo. Se faccio dab start, lui si collega a SQL perché ce l'ha nella stringa di configurazione di connessione. Vedete che si sta andando a leggere tutte le entità che gli ho passato, e a questo punto è partito ed è disponibile in HTTP o in HTTPS sulla porta 5000-5001. Quindi se io vado qua e gli dico fammi vedere, allora, intanto se non gli dico nulla, lui mi risponde healthy. Se gli dico API customers, lui mi risponde con l'elenco di clienti. Okay. Quindi molto molto semplice, molto veloce. Qual è la caratteristica? Qui posso mettere nella stringa anche tutta una serie di cose. Per esempio posso specificare il singolo cliente, fammi vedere soltanto quello. Posso dirgli dammi soltanto i primi 100, quindi abilitare la paginazione. Posso utilizzare il filtro customer uguale qualcosa o category uguale qualcosa. Posso chiamare le stop procedure utilizzando i parametri. Al momento solo di input, funzionerà anche in roadmap parametri di output. Quindi se modifico qualcosa, classico esempio, aggiungo un record e voglio farmi dare indietro l'ID che ha aggiunto con il campo identity dentro quella tabella. Quindi gli passo i dati e lui mi restituisce l'ID del record che ha inserito. Quindi posso utilizzarlo in maniera molto semplice, molto veloce. Quindi con veramente tre righe di comando e gli abilitate tutte le, diciamo, le attività CRUD sulla singola tabella o la singola vista che volete aggiungere. Altra cosa che possiamo fare è quella di utilizzarlo, quindi di qui il titolo della sessione, scenario di utilizzo. Possiamo usarlo con qualcosa che non è ovviamente un linguaggio di sviluppo, ma può essere qualcosa di contorno, come può essere uno script in PowerShell, Power BI, Oracle Apex, piuttosto che tutto quello che usa API. Qual è il vantaggio di PowerShell? Intanto ce l'avete installato in tutte le macchine che Windows che installate. Quindi su un qualsiasi server ce l'avete già installato. Se vado dal cliente e ho bisogno di esporre velocemente delle API e leggerle, posso usare PowerShell, ad esempio, per andare a leggere quelle informazioni. Abbiamo lasciato acceso il DAB, qui è funzionante. Quindi se io vado su PowerShell e gli dico vammi a chiamare HTTP 5000 o HTTPS 5001, quello che è, e chiama invoke REST method get, gli passo questo che è la stringa da utilizzare e il response value lo vado poi a filtrare andando a prendere i dati che mi servono e li vado a visualizzare in formato tabellare. Quindi se eseguo questo, mi dice questo. Due righe di codice e avete fatto il client per l'utente che ha bisogno di leggere quelle API. Quindi tre righe da una parte, due dall'altra, avete fatto in 5 minuti avete fatto il client, il server e il client dal cliente, veramente in modo molto molto veloce. Un
Una cosa molto carina di PowerShell è che io posso, per esempio, che sta facendo? Sta facendo qualcosa ma non so cosa. Ah, aspetta, lo stop. Allora, una cosa che posso fare da PowerShell è anche quella di aggiungere a mano degli oggetti della libreria di Windows. Quindi posso costruire delle finestre come se fosse un'applicazione scritta in C#, VB.NET, quello che è, e posso costruirla direttamente da qui. Qui chiaramente lo sto facendo a mano. Adesso si è rotto, non so per quale motivo, facciamo così. Lo riapro. Vediamo se mi piace. Ok, qui gli è piaciuto di più. E qui ho i miei dati presi dall'API. Questa è una stupidaggine assurda perché è una form con una label, una combo e un pulsante. Però ci potete costruire quello che volete. Proprio una form completa con tanto di scelte e quant'altro. Se io ne scelgo uno e clicco su Find, lui poi mi fa vedere il dettaglio. Questo è città e country semplicemente, ma di fatto sta andando a leggere dall'API la riga che gli è stata restituita di quel valore. Una volta esisteva un'azienda che si chiama Sapient che realizzava un client grafico per costruire le form in PowerShell. Adesso non c'è più la versione community, è a pagamento, però se andate sul loro sito vi potete costruire dinamicamente, no, la forma e lui vi genera tutto il codice PowerShell per avere la forma indietro. Quindi molto carino, molto, molto simpatico. Soprattutto perché, ripeto, questa cosa qui ve la portate dietro come PS1 dentro la pennetta e la portate dovunque. O ve la scaricate, insomma, ormai siamo moderni, siamo nel XXI secolo, la mettete in qualche blob storage o quant'altro, ve la scaricate da lì, insomma. Però la cosa carina è che mi permette di usare PowerShell come strumento se non ho un ambiente di sviluppo, non ho niente dal cliente per poter fare attività sui dati, posso esporre i dati via API e usare PowerShell per crearmi una form e gestire poi il contenuto. Siamo all'Azure Day, quindi giustamente anche Azure è uno dei pilastri sul quale posso andare a fare deploy del mio Data API Build, quindi non solo locale sulla mia macchina, ma anche su Azure. Come funziona su Azure? Allora, intanto il DAB è disponibile anche come container Docker, quindi lo potete installare come container sul vostro Docker o Kubernetes e potete usarlo dentro una container instance in Azure. Oppure potete usare Azure Web App o Static Web Apps, però è in preview ancora, mi pare, non credo che non sia ancora in GA, la parte di Static Web Apps. Però adesso vi faccio vedere come si fa invece a utilizzare Web App tradizionali, installando il DAB e mettendo a disposizione un SQL Server su Azure direttamente via DAB e utilizzarlo poi dal client. C'è un po' di documentazione sull'autenticazione qua, quindi nel sito, diciamo, del Data API Builder, che è la parte prima di authorization, trovate sia documentazione su come si installa, come si configura, come si aggiungono le varie entità ed è fatto veramente bene, insomma, ci stanno lavorando da un po' ed è veramente fatto bene. E in Azure abbiamo questa cosa qua. Adesso sperando che faccia il bravo. Ok, allora se io vado a vedere il mio AD Roma 24, ho creato un resource group. Poi nel GitHub con gli esempi trovate anche tutti i comandi AZ per ricreare esattamente questo.
di fatto cosa ha creato? Un resource group ha creato un SQL Server con dentro il deploy del VentureWorks LT, quello Lite, che ha quattro tabelle in croce, ma comunque sono comode per vedere come funziona. Ha creato uno storage account dove c'è la mia cartella, no? Se vado nel file share, c'è una cartella che si chiama config e dentro config c'è dumpconfig.json. Quindi il mio file di configurazione che contiene gli oggetti che voglio esporre di quella VentureWorks Lite del mio SQL Server su Azure. Se vado nello stesso resource group, io ho fatto il deploy anche di un app service, la mia web app. E nella web app che cosa c'è? Nella configurazione vedete che c'è scritto mcr.microsoft.com Azure Database API Builder Latest. Quindi si scarica da solo il container e lo usa per far partire DAB con il file di configurazione che gli abbiamo detto. Gli abbiamo detto dove? Gli abbiamo detto qua, nella configurazione, gli abbiamo detto che deve andare a pescare la configurazione da un file che si chiama config, dubconfig.json, ed è che qui lancia la DLL di fatto che sta dentro quel container, e in path mappings c'è scritto che c'è una cartella config che è montata come barra app barra config. Quindi poi nell'esempio lo vedrete, io creo il blob storage, creo la file share, creo quindi la config, ci copio dentro il dubconfig.json e configuro anche, quando creo la web app, configuro anche queste due caratteristiche, quindi sia il container sia la cartella, diciamo, dove sta la configurazione. Se vado nel logs, qua view log stream, vi fa vedere anche quello che ha fatto dietro le quinte, e quindi io già chiaramente l'ho lanciato prima, quindi vedete che ci sono dei metodi get e lui, insomma, fa esattamente quello che ha fatto prima. Vedete che sta lanciando Docker Run con il container di DAB. Quindi fa lui dietro le quinte, se lo crea, lo installa, lo configura, prepara tutto. Quindi se vado a prendere, adesso questo non l'ho finito di configurare, ma posso usare questo, vediamo se gli piace, sì, eccolo, ok. Quindi mancano dei pezzi, ma fondamentalmente questo è quello che espone. Quindi il dubconfig espone solo la tabella product. Io chiamo HTTPS con il path del mio servizio web app e barra API barra product e lo restituisce in JSON i dati. Per configurare l'autenticazione devo fare una cosa un po' più complicata, cioè devo andare sulla Entra ID e gli devo dire che esiste un'app registration. Qui non è la stessa perché non ho fatto in tempo a fare tutto il giro, si chiama DTP Builder, ma è un'altra, fa un'altra cosa. Qua dentro cosa c'è? C'è un Expose API. E questo mi dice qual è l'endpoint di autenticazione per agganciarmi a quella Data API Builder. Poi c'è una serie di app role, ci sono una serie di app role, quindi qui posso definire dei ruoli che semplicemente configuro lato client, comunico dal client verso il Data API Builder, quando vado a chiamare un singolo metodo. E poi gli devo dire il secret, che è, oltre al ruolo, diciamo, il ruolo fa le veci dell'utente e questo fa le veci della password, fondamentalmente, quindi gli do un secret. Quando create il secret, come su GitHub o in altri posti, per esempio, ve lo fa vedere solo la prima volta, quindi lo copiate e vi dimenticate che esiste, perché poi
non potete più andare a vedere il suo contenuto, e quindi posso copiare il valore, quella GBT qualche cosa, che è quello che ho creato prima, e usarlo poi dall'app per andare a chiamare il Data API Builder. Come lo uso? Lato applicazione, io qui ho il mio, questo me lo allargo, no? Vabbè, lo allargo io, ok? Io ho un client ID e un secret. Il client ID è l'ID che ha assegnato lui quando ha creato l'app registration. Quindi quell'A82 è lo stesso che troviamo nella l'app registration del DAB. E il secret, vedete che è quel GBT che poi aveva gli asterischi che ho creato prima. Quindi utente password, no? Gli dico qual è l'ambito di applicazione, che è l'API che ho creato sempre nell'app registration, quindi API A82, eccetera, eccetera, punto default, e poi gli dico che cosa devo richiamare. Quindi in questo caso richiamo solo la API Talks, che è l'API che espone quel servizio. Lato codice, cosa devo fare? Gli devo dire che mi devo collegare con il mio API Builder utilizzando il client ID che leggo dal file di configurazione, quel config client ID, e il scusate, non è quello, questo è il certificato, è questo. Gli passo il client ID, il secret. Lui prima chiama l'autenticazione di Azure, gli passa queste due informazioni, si fa dare indietro il token JWT, poi una volta che ha il token lo passa all'API. E a quel punto sono autenticato con il ruolo, volendo, che ho definito all'interno del mio app role, e il risultato è questo. Io lancio l'applicazione, lui si collega, chiede il token, eccolo, e poi chiede l'elenco, in questo caso sono le sessioni di una conferenza, e si fa restituire il JSON con i dati delle sessioni, dei talk di una conferenza. Conferenza che faccio anche un po' di pubblicità, se non ci siete mai stati in Ancona, facciamo una delle tre conferenze, diciamo, gratuite che facciamo in Italia, Pordenone, Parma e Ancona, quindi Sequel Start è quello di Ancona, che abbiamo fatto la settimana scorsa. Quindi se avete voglia di fare due passi verso le Marche, metà giugno, anche il prossimo anno più o meno sarà. Anzi, il prossimo anno è venerdì 13 giugno, quindi se non siete superstiziosi, vi aspettiamo in quella data. Quindi quello che faccio è semplicemente passargli l'equivalente di utente password, e lui mi riconosce, mi dà il token, mi autentica, mi permette di eseguire questa cosa. Quindi aggiungo, scusate, non vi ho detto un pezzo prima. Dentro il DAB gli devo configurare l'identity provider, che di default non c'è, che vuol dire che vado qua, dentro il mio Data API Build, questo, vado qua dentro e in Authentication qua gli devo dire di aggiungere un identity provider. Quindi su quello di prima della conferenza c'è. Qua dentro gli devo dire, guarda, collegati a Microsoft o uno qualsiasi dei provider, anche Google per esempio, o Apple, o GitHub, Facebook, insomma, uno qualsiasi di quelli che sono provider o Auth2. E nel nostro caso sto utilizzando chiaramente quello di Microsoft, però posso usarne uno qualsiasi, basta che vi rilasci un JWT valido, e che è quello che insomma vi permette di entrare e autenticarvi. Quindi configuro quello, configuro la mia app registration con esposizione dell'API, aggiungo ruoli, aggiungo il secret e poi quelli li passo al mio DAB. Power BI è un altro degli strumenti che posso utilizzare per includere per esempio al volo i dati che devo aggiungere all'interno della mia dashboard o del report su Power BI. Posso utilizzare entrambi i metodi, sia REST che GraphQL, c'è anche in Power BI la possibilità di chiamare
via GraphQL il mio DAB. Ve lo faccio vedere, visto che abbiamo poco tempo. Vado diretto qua, per esempio JSON. Un attimo che apre l'applicazione. E qui fondamentalmente gli date dal linguaggio M qual è l'URL a cui dovete collegarvi. Quando definite data source, no, i vari passaggi che definite per modificare i dati, gli dite di andarsi a collegare a una fonte dati esterna, che può essere GraphQL o JSON o REST, e lui si collega e si va a prendere i dati. Forse c'ha i suoi tempi, un attimo che sta arrivando. Ok. Allora, questi sono i miei dati. Vabbè, andiamo a vedere direttamente come li va. Ok, vedete che sono sempre quelli, no? I company name, i customers del Northwind, con il numero di clienti per nazione, banalmente. E come viene fatto questo? Viene fatto in questo modo qua. Quindi se vado a vedere la fonte dei miei dati, Reddit Query, lui ha fatto questo. Dov'è? Advanced Editor. Ha fatto questo. Quindi si è collegato. Guardate che, vabbè, non me lo fa allargare, quindi facciamo così. Ok. Quindi gli dico al solito qual è l'URL da cui vado a prendere i dati, gli dico di collegarci, sì, di andare a prendere determinate. Questo è GraphQL, quindi gli passo che cosa voglio vedere. Quindi dai customers prendo solo company name e country. E poi faccio la chiamata e il documento JSON che prendo, lo spacchetto e ne creo un dataset che contiene le due colonne che mi servono, quindi il nome della compagnia e il country, suddividendo, diciamo, i dati, no? Qui suddivide, espande, spacchetta la tabella e alla fine mi rinomina anche le colonne in modo che siano, anziché value company name e value country, lo faccio diventare country e ottengo questa cosa qua, quindi con veramente poco sforzo, perché anche qui avete visto che insomma sono quattro operazioni in croce. Guardate che chiudo questa roba qua. Close. Ok, quindi anche qui banalmente con quattro click e due cose riesco a fare la stessa cosa. Quindi questo è Data API Builder, molto semplice da utilizzare, molto facile da mettere anche su Azure, per esempio, se non voglio tenerlo in locale, utile praticamente dovunque, perché potete usarlo come qualsiasi API da qualsiasi cosa, quindi sia da vostro codice sia da oggetti esterni. Prima ho nominato anche Apex, per esempio, perché può essere un modo per legare i due ambienti. Oracle Apex è il tool di sviluppo RAD di Oracle, con cui create applicazioni visive in nanosecondi, un po' come Power Apps più o meno, molto, diciamo, più esteso, perché ci hanno lavorato ormai da un sacco di anni di più, però posso prendere i dati, per esempio, da API via DAB, non necessariamente Oracle, può essere anche il mio SQL, magari può essere un po' SQL, un po' Postgres, un po' MySQL, un po' Oracle, no? Quindi posso unire il meglio dei vari mondi, perché no? Visto che in azienda ormai è difficile avere un database solo, perché comunque abbiamo tanta carne al fuoco, tante applicazioni diverse, tanti
strumenti diversi, magari ho, che ne so, la macchina a controllo numerico che ha dentro Postgres, piuttosto che il gestionale che è Oracle, piuttosto che il MES che è SQL, e quindi per farli parlare insieme o uso strumenti di questo genere oppure devo fare integrazione dati utilizzando classico ETL più qualcos'altro. Qualcuno di voi conosce Debezium? Andatevelo a cercare, anche quello è un bel giocattolino. Debezium è un add-on di Kafka, Apache Kafka, che è un sistema di gestione di code. Quindi io posso leggere via Kafka, Debezium, leggo da SQL e scrivo su una coda e la coda la posso andare a scrivere su Oracle o su Elasticsearch o su Redis. E poi lì ci attacco l'applicazione. Non è male, dategli un'occhiata perché anche quello vale la pena, insomma, di vederlo. Questo è il link per votare la sessione, se volete. Io vi ringrazio, sono qui a disposizione per domande quando volete, anche fuori, visto che il tempo è scaduto. E quindi il prossimo speaker tra un po' mi picchia, però insomma, se volete sono qua. Grazie.